Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Parliamo del ballottaggio che il 29 gennaio riporterà i vogheresi alle urne. Nel corso delle ultime settimane il candidato del PD e lista civica Piero Ezzoghezzi ha incassato l'appoggio dell'ex presidente di SM Bariani, dell'ex assessore ai servizi sociali Baggini e di Diego Di Pierro e Fabio Aquilini, rispettivamente di Partito Liberale d'Italia del Rispetto. Secondo lei queste super alleanze saranno determinanti per un'ipotetica vittoria del centrosinistra oppure no? Al momento non posso esprimermi perché non ho ancora in mano nessun progetto né per una parte né per l'altra. Quando ci saranno dei progetti concreti, allora potrò rispondervi a queste vostre domande. Io penso che sia doveroso dare a questa città, che sta morendo, la possibilità di ritornare la Voghera che era un tempo. E lei, io la dico da ex milanese, e quando sono venuta io a Voghera ho trovato una città molto viva, una città molto vivace, una città molto attiva. Adesso trovo una città invece che piano piano sta perdendo, ad esempio l'officina ferroviaria, cioè ha perso dei punti cardine, anche la Grove, cioè tante situazioni sia per i giovani e sia per i meno giovani, che sono sempre più costretti a cercare lavoro o possibilità in altri posti. Penso che con l'alleanza si possa governare di sinistra qui a Voghera, con l'alleanza senz'altro. Se loro non fanno questa alleanza non possono governare, è difficile. Quindi lei crede che Ghezzi abbia bisogno dei voti per poter governare? Lei ha avuto modo di visionare i programmi dei due candidati oppure non ancora? No, perché ti dico la verità, ho sempre stato un esponente agli anni 70, 65, ho fatto 50 manifestazioni a Roma per i diritti, ero operaio, hai capito? Credevo in tante cose, in tutti i settori, davano tutto, ogni settore, anche politico, di destra e di sinistra facevano molto, sia per gli operai, per tutti. I padroni hanno dato tanto a livello, economico, e gli operai a quel tempo hanno dato tanto. Purtroppo abbiamo fatto i diritti, i padroni sono stati intelligenti. Quando sono uscite certe società che non creavano niente, gli davano i soldi, ho detto è la rovina dell'Italia, perché io, Balma, l'ingegner Balma, è un uomo molto in gamba, ha fatto lavorare 400 persone, e ho sentito una volta che ha detto, io ho chiesto dei soldi per finanziare lo stabilimento, mi ha messo fuori un tasso di interesse che non potevo avere. Ci sono delle società che non creano niente e gli danno i soldi. Trova che questi politici, questi due candidati... Già anni 80, ti sto parlando di questo. Tornando al presente, pensa che gli attuali candidati non siano sufficientemente interessati alla tutela degli operai? Tutela degli operai. È un Ghezzi, per me è un Ghezzi. Grande amicone da vecchia data, però è sempre un amico, e voterò per Ghezzi se va alle elezioni. Sì, sarà il ballottaggio. Lei pensa che il fatto di essere riuscito ad ottenere l'appoggio di tanti alleati, di tante personalità importanti a livello cittadino, potrà contribuire a far vincere le elezioni il centro-sinistra oppure pensa che non sia sufficiente? Per me è sufficiente.